sono più di 5 giorni che i movimenti sono impegnati in cortei che attraversano la città, anche contro le decisioni di Alfano, che vuole chiudere il centro storico alle manifestazioni e ridurre gli spazi di agibilità per i movimenti e le lotte. Oggi in piazza, contro le privatizzazioni, contro le dismissioni del patrimonio pubblico, per i beni comuni, per chiedere a tutti e a tutte, lunedì prossimo, di stare a Montecitorio ed impedire che il decreto Lupi venga approvato. Ancora una volta questo governo, come ha fatto anche con il Job Act, metterà la fiducia per far approvare un provvedimento che va assolutamente respinto, che ha all'interno un articolo odioso, infame, l'articolo 5, che chiede il distacco degli allacci della luce e dell'acqua che ha occupato uno stabile, che chiede la cancellazione delle residenze per chi vive dentro uno stabile occupato. Questo movimento, tutti e tutte insieme, dobbiamo respingere questa azione violenta, aggressiva, prepotente, che mette in discussione il diritto all'abitare fin nella sua radice, la possibilità attraverso la cancellazione delle residenze di negare il diritto allo studio, di negare il diritto alla salute, di negare il diritto alla vita. Una vita sempre più precaria, una vita che vede ormai strutturale la condizione di precarietà, sia attraverso la riforma del lavoro, la cancellazione degli ammortizzatori sociali, l'attacco ai diritti e alla democrazia. Questo governo sta andando avanti a colpi di fiducia e con una prepotenza inaudita, un atteggiamento quasi criminale contro i diritti conquistati con le lotte negli anni. Dobbiamo respingere tutti insieme questo tipo di percorso. Il governo Renzi non è il nuovo che avanza, è una forma di prepotenza assoluta che ha preso possesso del governo di questo paese e dal quale dobbiamo assolutamente tirarlo via. Questo è l'impegno che come Movimenti per il diritto all'abitare prendiamo, ma credo che sia l'impegno di chi lotta contro le grandi opere, contro i grandi eventi, contro la precarietà devastante che sta attraversando Milano con l'Expo, contro la devastazione, il consumo di suolo continuo, contro l'idea che sia questo il modello di sviluppo che ci porta fuori dalla crisi. Questa è la nostra giornata, è la giornata di chi non può accettare assolutamente una riduzione del danno, che vuole che si cambi immediatamente rotta, e siamo pronti a mettere in gioco anche i nostri corpi, a partire da lunedì in piazza a Montecitorio alle ore 16, tutti e tutte insieme contro il decreto Lupi.